Stiamo correndo perché ci hanno fatto fare avanti e indietro per prendere questo traghetto di Formentera e tra tipo 20 minuti parte abbiamo ancora da fare una marea di strada e niente, speriamo di arrivare in tempo, se no ce la facciamo a nuoto. C'è un odore di pesce morto che è fantastico. Ieri ci è andata bene perché Calacomte era nella parte nord dell'isola e per questo non c'è stata questa mareggiata spaventosa e per questo la spiaggia era molto decente, anzi, invece che in queste condizioni. Ce l'abbiamo fatta, Bar Albatros. Il molo si è completamente svuotato perché a quanto pare forse noi abbiamo la Formentera Experience, quella stralusso per veri VIPs. E non ho neanche ben capito come abbiamo fatto ad ottenerla, però aspettiamo e vediamo. Quelli erano tutti in fila con noi, a un certo punto li hanno accumulati lì, perché loro hanno un traghetto che parte lievemente prima, ma non è certamente esclusivo come il nostro. Boh, lui va a Formentera così. Sa che di sto passo sarà un po' lunga, però. È arrivato il nostro traghetto. Tatan, sarà lui? Ok, adesso l'obiettivo è andare a Espalmador, che è un'isola disabitata, poi faremo un giro per i fari e forse anche quella spiaggetta di sabbia rosa. Poi prenderemo il traghetto delle 7 perché alle 9 ci ha detto che il mare sarà abbastanza incazzato. Bello, solo che adesso ci siamo fermati in mezzo al mare, non si sa perché, probabilmente per mangiare o farci vedere quelli che fanno la festa sull'altra barca. Niente, siamo in attesa e andremo... È appena arrivato l'omino con la moto d'acqua, ha caricato due tizie, le ha portate via, noi ce ne stiamo andando. E... sa che non le rivedremo mai più. Comunque da qua si vede benissimo la nuvola che imperversa su Ibiza da ormai una settimana. Siamo arrivati a Espalmador, l'isola disabitata, che però è meta di molti turisti. Vabbè, non è solo questa. Aspetta, questo è un roccione. Muy bien, it's very good. Mamma mia, ragazzi. Che spettacolo è! Ecco, direi che finalmente abbiamo trovato un posto e una spiaggia come si deve.
Siamo arrivati, finalmente ora di fare un po' un bagno come si deve. La nuvola continua a esistere su Ibiza. Vabbè. Ora è il momento di sentire come l'acqua un brodo. Bellissimo, bellissimo. Siccome da tradizione. Sì, ne valeva la pena. La fotocamera mi ha fatto la condensa, quindi non so cosa si vedrà e o si sentirà da questi video. La sabbia lascia dei granellini rosa. Che non renderanno mai in video. Dai, non è così fredda, ieri era più fredda. Infatti ci ho messo molto più tempo. Questo è il secondo bagno del decennio, è per Tommy. Consecutivi tra l'altro, non i decenni, i bagni. Tommy. Sono io. Aspetta questo po'. È lui. Sono io. È Tommy. Ok, ci ha detto che la paella è pronta, quindi mi sa che andremo a mangiare e dovremo abbandonare un attimo questa spiaggia, ma non so se poi ritorneremo qui o andiamo direttamente da un'altra parte. Siamo arrivati, paella veramente spettacolare. Formentera, ci siamo! Oh, abbiamo ufficialmente toccato terra su Formentera e adesso dobbiamo vedere che cosa fare perché non abbiamo capito un cavolo di quello che succederà adesso. Ma siamo sul bus? Sì! C'è stato il rischio che il bus non arrivasse mai, ma alla fine era fermo qua da mezz'ora che ci aspettava, la tipa non lo vedeva, noi eravamo qui a oltranza. Siamo infine giunti al faro della Mola. Eccolo lì. Hanno detto di stare massimo un quarto d'ora che poi dobbiamo subito ripartire per andare alla spiaggia anche se il tempo non mi sembra.
scherzava quando diceva che eravamo a 150 metri. Andiamo a vedere se c'è un po' di panorama in là. Questo è bello, ma c'è sempre sto tempo che ci perseguita, che è terrificante. C'è tempo praticamente di fare niente, siamo arrivati un po' in ritardo e quindi niente, che poi alla fine qua fate 3 foto, non c'è molto altro da fare. Direi che è già tempo di andare. È bellissimo, c'è il mare da entrambi i lati. Sì. Stiamo facendo una carovana per andare alla spiaggia di... com'è che si chiama? Sei Salinas, Den Bossa. Non lo so. Vediamo. Che bel colore minimo. Siamo riusciti a trovare una strada decente e c'era chiaramente il cartello di non andare oltre la fune, cosa che noi abbiamo puntualmente fatto. E come promesso, eccoci qua. Il meteo non è il migliore per fare il bagno, ma non importa. Abbiamo poco tempo per stare qua e il meteo che è quello che è, alla fine facciamo 2 passi, siamo tipo 10 minuti ancora e siamo qua da massimo 20. Tempo di tornare e adesso andremo a prendere il traghetto. Thank you.